Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ma aspettavamo come gli svizzeri le 18. Sono le 18, volevo ringraziare ai presenti, siamo già più di 60, si sono iscritti più di 200 persone, circa 220 persone, però vedo già presenti più di 60 persone, per questo mi avete visto immobile anche la dottoressa che ringrazio fin da adesso. Abbiamo aspettato le 18. Io sono Massimiliano Conforti, per chi non mi conoscesse, sono il vicepresidente dell'associazione Pacollus e sarò il moderatore di questo primo webinar, questo progetto nuovo dell'associazione EPAC che parlerà della colangite biliare primitiva. E come ben sapete, abbiamo descritto nell'invito, la colangite biliare primitiva è una patologia cronica e rara che colpisce quasi del tutto le donne e che ha una lenta evoluzione. Le sue cause sono ignote, sebbene si ritenga che lo sviluppo e progressione del danno siano immunomediati. Nel corso del tempo questi danni possono diventare estesi e sebbene l'evoluzione è lenta, può portare alla cirrosi, questa patologia. Ben sapete che prima veniva chiamata cirrosi biliare primitiva, da qualche anno il nome è stato cambiato in colangite biliare primitiva. La patologia è sempre la stessa, naturalmente, però ha un altro aspetto, un altro imprinting. La cirrosi fa sempre paura al paziente, il nome cirrosi, quindi ben venga questo nuovo nome che da qualche anno è stato cambiato. Come al primo webinar abbiamo come ospite la dottoressa Cristoferi che lavora presso la gastroenterologia dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove c'è una Liver Disease Center autoimmune. Vuol dire che c'è un gruppo che si è specializzato negli anni su questa patologia e altre patologie autoimmune che colpiscono il fegato, però giustamente, come abbiamo detto, riguardano pochi casi. Loro si sono specializzati e a questo primo webinar abbiamo la dottoressa Cristofoli che ci parlerà della diagnosi e inquadramento clinico e nello specifico affronteremo questi temi su come diagnosticare la colangite biliare primitiva, quali sono i centri specialisti a cui rivolgersi, perché ci sono alcuni centri che hanno forse delle caratteristiche più particolari, diciamo, rispetto ad altri centri di gastroenterologia, in quanto, ad fare un esempio pratico, per alcune terapie le regioni hanno autorizzato solo alcuni centri e non tutte le gastroenterologie. Oppure altre strutture che si occupano di medicina o immunologia. E la dottoressa ci farà capire più o meno quali sono i parametri minimi per seguire queste persone con colangite biliare primitiva, come valutare il grado di avanzamento della patologia e qual è il corretto monitoraggio della patologia. Voglio ricordare i presenti, ora ne vedo più di 80, che non alzate la mano gentilmente perché la dottoressa farà tutta la relazione. Io e Marco, che mi sta aiutando, sta nel back office diciamo, di questo Zoom meeting, di questo meeting, valuteremo le domande, vi prego di fare nella sezione, vedete in fondo, domande e risposte, fate le vostre domande lì. La dottoressa farà tutta la presentazione, noi leggeremo le vostre domande e io, insieme a Marco, con l'aiuto di Marco, io stesso cercherò di vedere quali sono le domande a cui la dottoressa potrà rispondere e quindi farò dopo la fine della relazione. Vi ricordo che poi seguiranno nei prossimi mesi altri due webinar sempre sulla colangite biliare primitiva. Voglio ringraziare tutti i presenti e voglio ringraziare in particolar modo la dottoressa Cristofori che ci ha dato disponibilità e che oggi è qui con noi. Quindi passo la parola alla dottoressa Cristofori che ci farà questa bella presentazione e spero che sia gradita. Grazie, buonasera dottoressa, prego. Grazie, buonasera, grazie mille per il graditissimo invito. Vi mostro le mie diapositive.
Buonasera a tutti, per me è un grande onore avere la possibilità di parlare direttamente con i pazienti di questa malattia di cui ci occupiamo estesamente presso il centro in cui lavoro a Monza, all'ospedale San Gerardo. Oggi, come introduceva il signor Conforti, faremo un excursus su qual è la malattia, quindi che cosa è dovuta, qual è la causa sospetta della colangite biliare primitiva, quanto è un fenomeno esteso e che sintomi dà, quindi qual è il suo impatto sulla vita del paziente. Proseguiremo con appunto qualche informazione su come fare la diagnosi, per poi insomma iniziare a parlare di come i pazienti possono essere diversi l'uno dall'altro e quindi cercare di capire come può essere stratificato il rischio, cioè capire quali sono i pazienti che hanno un più alto rischio di evoluzione e i pazienti invece che hanno un decorso di malattia più indolente. Per poi arrivare a capire qualcosa di più sul monitoraggio di questa malattia e sui centri a cui fare riferimento, qualora si sospettasse o se fosse già stata eseguita una diagnosi. Allora, la colangite biliare primitiva, come giustamente ricordava il signor Conforti, è una malattia cronica ad eziologia autoimmune delle vie biliari piccole. Come vedete sulla destra, le vie biliari sono come se fossero una specie di albero e hanno la funzione di trasportare la bile dal fegato all'intestino, dove ha funzioni digestive. Sostanzialmente la malattia colpisce i piccoli dotti biliari, okay? Quindi quelli che non si vedono principalmente, non si vedono con le metodiche di diagnostica, quindi banalmente con la risonanza delle vie biliari. E in questa malattia i dotti vengono danneggiati sono i dotti interlobulari, quindi quelli proprio più piccolini, e vengono danneggiati da una risposta autoimmune non fisiologica che ne induce inizialmente un'infiammazione e successivamente una fibrosi. Quali sono le conseguenze? Diciamo che la chiusura, il danneggiamento di questi dotti e quindi in taluni casi anche la scomparsa di parte di questi dotti porta alla cosiddetta colestasi. La colestasi è la stasi della bilirubina, della bile, a livello dell'epatocita, quindi a livello del fegato. La bilirubina e gli acidi biliari contenuti a livello della bile sono tossici quando sono in elevate concentrazioni e la loro tossicità porta poi a un'infiammazione anche del parenchima epatico, quindi oltre delle vie biliari anche del fegato stesso, che può portare nel tempo a fibrosi. La fibrosi potete intenderla come se fosse una cicatrice. Dopo tante ferite, come succede nelle ferite della cute, si crea una cicatrice. Questa cicatrice è la cosiddetta fibrosi, che sottrae spazio alle cellule epatiche, ai dotti biliari, inducendo una progressiva insufficienza dell'organo che porta nelle malattie, al termine, insomma, nella fase finale della malattia, un'insufficienza epatica e alla necessità di trapianto. Come ricordavamo, è una malattia rara questa malattia. Infatti, ho voluto mostrarvi un po' di numeri per darvi un'idea dell'impatto che ha questa malattia sulla popolazione generale. L'incidenza, che è il numero dei nuovi malati ogni anno, cioè quindi quanto appunto la malattia si presenta in dei nuovi pazienti ogni anno, è variabile da 0,3 a più o meno 6 abitanti su 100.000. Quindi per farvi un esempio pratico, nella città di Milano, dove più o meno si conta 1 milione di abitanti, ci sono poche diagnosi, più o meno una cinquantina, sessantina di diagnosi all'anno. La prevalenza invece, che è il numero di pazienti con quella malattia valutati nell'arco di un anno, quindi non nuove diagnosi, ma tutto il bacino dei pazienti, ha un numero variabile tra 2 e 40, sempre per 100.000 abitanti. Quindi diciamo che è un'entità diagnostica che è
insomma, non di frequente riscontro nei pazienti con colestasi cronica. Le femmine, come diceva il signor Conforti, sono molto più colpite rispetto ai maschi. Il rapporto varia tra studio e studio, ma è all'incirca 10 femmine per ogni maschio colpito. E tendenzialmente l'età alla diagnosi è sempre intorno tra i 35 e i 60 anni. Diciamo che questa è la malattia della donna di mezza età, che è già andato, sta per andare in menopausa e appunto esordisce con i sintomi clinici tipici che la portano all'attenzione del medico oppure che riscontra incidentalmente qualcosa che non va negli esami. Il decorso di questa malattia è per lo più indolente, nel senso che solo più il 6% dei trapianti di fegato negli Stati Uniti tra le donne è dovuto alla colangite biliare primitiva, sia appunto per la sua rarità, quindi è una malattia appunto poco impattante le patologie epatiche, sia appunto per il suo decorso che tendenzialmente è benevolo e benigno. Per quanto attiene invece alle malattie, prendendo le malattie colestatiche nella loro interezza, tra cui la colangite biliare primitiva, la colangite sclerosante primitiva, che è un'altra malattia sempre rara, autoimmune delle vie biliari, o le malattie colestatiche secondarie, cioè malattie delle vie biliari secondarie a multipli episodi di calcoli o di ostruzioni di tipo neoplastico, solo il 50% dei trapianti è dovuto in questa, come dire, sottogruppo di malattie biliari alla colangite biliare primitiva. Un aspetto, come dire, non di secondaria importanza di questa malattia è che molto spesso si associa ad altri tre patologie autoimmuni e considerata la rarità di queste malattie, questo è molto utile anche al medico e al paziente per fare la diagnosi e per agevolare per velocizzare la diagnosi. Le malattie più facilmente associate a questa condizione biliare autoimmune sono le malattie della tiroide e la sindrome di Sjögren, che è una malattia autoimmune delle ghiandole salivari e lacrimali che porta a una secchezza della bocca, come se appunto dovuta al fatto che appunto è presente meno saliva perché le ghiandole salivari sono intaccate, e secchezza degli occhi. Si può associare spesso anche l'artrite reumatoide e la sclerodermia, che sono altre due malattie autoimmuni che tendono, come dire, a presentarsi in uno stesso paziente. Inoltre anche le più comuni malattie autoimmuni, come la malattia celiaca e le malattie infiammatorie dell'intestino, possono associarsi a questa patologia. Diciamo che la cosa positiva è che questa malattia nella metà dei pazienti è asintomatica, per cui diciamo che questo è un punto di forza, ma può essere anche un punto di svantaggio per la malattia, perché è bene che i pazienti non abbiano sintomi e che stiano bene, tuttavia questo ritarda molto la diagnosi, nel senso che molto spesso il sospetto di malattia è secondario a riscontro incidentale di alterazione agli esami che si fanno routinariamente per controllo. Ok, per cui nell'altra metà dei pazienti invece possono essere presenti dei sintomi che sono tipici di malattia. Uno tra i più riportati, che è quello che impatta, diciamo, in maniera più importante insieme al prurito, la vita del paziente, è la astenia, cioè la fatica, l'affaticabilità. La paziente con colangite biliare primitiva si sente molto stanca e diciamo che in molti casi a seguito della terapia questo sintomo migliora molto, però in certe pazienti rimane importante e viene riferito come un sintomo impattante la qualità della vita del paziente. Un altro sintomo rilevante, anche questo, come dire, modificante la qualità di vita in maniera rilevante, è il prurito. Le pazienti con colangite biliare primitiva molto spesso fanno gli esami proprio perché hanno, su indicazione del dermatologo, perché hanno un prurito che non riescono ad attribuire a nessuna lesione cutanea e che non riescono a capire il motivo, di cui non riescono a capirne il motivo. Tendenzialmente il prurito
con la terapia migliora, non sempre purtroppo, ci sono dei farmaci che tuttavia possono permetterci di attenuarlo molto o comunque di in taluni casi farlo addirittura scomparire. Gli ultimi sintomi che vedete sulla diapositiva sono l'ittero e il dolore addominale, sono dei sintomi meno frequenti, diciamo che l'ittero più che un sintomo è un segno. È un segno del fatto che l'albero biliare non è più sufficiente a drenare bene la bilirubina, per cui è segno di una malattia epatica o avanzata, oppure che condiziona una più importante perdita di dotti biliari rispetto al normale. Il dolore addominale viene spesso riportato, però diciamo che può essere in certi casi attribuibile alla giustificata ansia di malattia che i pazienti hanno alla diagnosi, che spesso si associa a alterazioni dell'alveo e dolore addominale. Quindi, cosa facciamo quando un paziente ha un sospetto di colangite biliare primitiva e viene al nostro ambulatorio per sapere qualcosa in più e per capire come procedere nelle indagini e nel trattamento? Allora, l'epatologo che si trova di fronte a un paziente con una sospetta colangite biliare primitiva ha il dovere innanzitutto di fare la diagnosi di questa malattia. Una volta fatta la diagnosi, di capire meglio se questo paziente è un paziente che ha un maggior rischio o un minor rischio di evolvere a una malattia più avanzata e anche a che punto della malattia è stata diagnosticata appunto la malattia, come vi dicevo prima, avendo nel 50% dei casi l'assenza dei sintomi e un decorso più o meno indolente, ci sono dei casi in cui i pazienti vengono diagnosticati che hanno già una malattia più o meno avanzata. Questo succede adesso molto meno frequentemente perché appunto i pazienti fanno più spesso esami e c'è anche una più grande consapevolezza di malattia e quindi la diagnosi viene posta in maniera più tempestiva. L'altra cosa che si fa, vista la grande frequenza di malattie autoimmuni associate, è fare uno screening di potenziali comorbidità che il paziente non ha ancora noto, per cui, per farvi un esempio, fare un dosaggio del TSH per vedere che la tiroide funzioni bene, e in ultima proporre un trattamento che in prima linea è sempre identico per ogni paziente, e è l'acido urso desossicolico. Adesso ve ne parlerò più approfonditamente. Quando si fa la diagnosi di questa malattia? Allora, secondo le linee guida europee e americane, servono almeno due di questi tre criteri. Il primo, e diciamo il più, il sempre presente, è la colestasi biochimica cronica. La colestasi biochimica cronica consiste nell'alterazione di esami da almeno 6 mesi di fosfatasi alcalina e gamma GT e anche bilirubina. Questi tre enzimi, questi tre esami sono indicativi della presenza appunto di un mancato drenaggio, di un corretto drenaggio della bile e della bilirubina a livello epatico. Il secondo criterio diagnostico è la presenza di autoanticorpi specifici per la malattia, di cui poi approfondiremo meglio la natura. E il terzo criterio è l'evidenza istologica, cioè alla biopsia epatica, di una colangite infiammatoria non suppurativa. Tendenzialmente la diagnosi si fa con i primi due criteri, ok? Quando invece mancano gli anticorpi specifici di malattia, nelle cosiddette colangiti biliari primitive sieronegative, è necessaria una biopsia per essere certi della diagnosi. Gli anticorpi specifici sono gli anticorpi antimitocondrio. Gli anticorpi antimitocondrio sono presenti più o meno nell'80-90% dei pazienti con la colangite biliare primitiva e sono molto specifici di malattia. Specifici cosa vuol dire? Che quando sono presenti in associazione agli esami del sangue alterati, quelli che abbiamo appena visto, permettono di fare la diagnosi con certezza, ok? Negli ultimi anni sono stati scoperti dei sottotipi di AMA, come gli AMA M2 o gli AMA M2-3E, che appunto possono essere talvolta positivi nei pazienti che hanno gli AMA negativi.
inoltre sono stati appunto identificati degli altri autoanticorpi molto specifici, che sono degli anticorpi di tipo ANA, antinuclear, che sono gli SP100 e i GP210. Anche in questo caso, quando sono presenti questi anticorpi di tipo ANA e associati all'alterazione degli esami biochimici, possiamo senza problemi fare la diagnosi di colangite biliare primitiva. La biopsia, oltre che per conferma diagnostica, può essere indicata in quei pazienti che hanno un sospetto di un'altra malattia autoimmune del fegato associata, che è l'epatite autoimmune, che può essere concomitante alla colangite biliare primitiva e per cui il trattamento è a base di steroide, di cortisone. E quindi in quel caso, quando c'è un sospetto di associata epatite autoimmune, è necessario per confermare la diagnosi, fare una biopsia per appunto avviare un trattamento più appropriato. Questo che vi voglio spiegare è l'algoritmo gestionale nella colangite biliare primitiva. Appunto, dopo essere stati dal medico, dopo aver posto la diagnosi attraverso i criteri appena visti, il paziente viene sottoposto alla prima linea di terapia, che è a base di acido urso-desossicolico. L'acido urso-desossicolico trova i pazienti con colangite biliare primitiva rispondono a questa prima linea di terapia nel 60-80% dei casi. Quando il paziente risponde a questa prima linea di terapia e lo si valuta dopo 12 mesi, tendenzialmente non perde più la risposta, nel senso che se c'è una risposta, il paziente la mantiene per tutto il resto della sua esistenza. Per cui diciamo che i pazienti che riescono a diagnosticare la malattia in uno stadio precoce e che rispondono all'acido urso-desossicolico sono considerati i cosiddetti pazienti a basso rischio, perché appunto con la terapia riescono a bloccare il decorso della malattia e a, come dire, non farla evolvere nel tempo. Purtroppo per un 20-40% dei pazienti la risposta alla terapia non è sufficiente con l'acido urso-desossicolico. Poi vedremo come si valuta la risposta alla terapia in questi pazienti. Per cui diciamo che questi pazienti che non rispondono alla terapia sono i pazienti da monitorare un po' più strettamente e che quindi hanno necessità di un'ulteriore linea di terapia da aggiungere a quest'ultima. Attualmente l'unica terapia registrata in aggiunta all'acido urso-desossicolico è l'acido obeticolico che si può prescrivere dopo 12 mesi di terapia con l'acido urso-desossicolico o quando il paziente sia intollerante a quest'ultimo, che è una cosa abbastanza rara, devo dire. La non risposta alla terapia deve sempre comunque anche far accendere un campanello di allarme sulla diagnosi, nel senso che se magari alla diagnosi avevamo un dubbio di associata malattia autoimmune, oppure magari il paziente ha una malattia epatica metabolica che potrebbe, come dire, inficiare la risposta a questo farmaco, in quel caso è sempre meglio, prima di somministrare altre linee di terapia, andare a valutare queste evenienze con una biopsia epatica per essere sicuri di quello che possiamo vedere nel fegato. Quindi la stratificazione del rischio, cioè capire se un paziente è più o meno ad alto rischio di evoluzione di malattia, si fa sia alla diagnosi, cercando di capire meglio qual è lo stadio di malattia del paziente, quanta fibrosi c'è, quanto è aggressiva la sua malattia, sia dopo 12 mesi di terapia, con la prima linea di terapia, per valutare appunto qual è la risposta alla terapia di questo paziente. Cosa ci può aiutare nel capire un po' meglio se il paziente avrà una maggiore tendenza all'evoluzione oppure se insomma, sarà un classico paziente che rientra in quel 60-80% che non avrà particolari problemi dovuti alla malattia e che risponderà in maniera soddisfacente? Ci possono aiutare l'età e il sesso del paziente, delle caratteristiche istologiche,
patologiche in quei pazienti che hanno fatto la biopsia e la diagnosi, oppure appunto la eventuale risposta al trattamento, oppure dei marker di stadio non invasivi, che adesso vi spiegherò più nel dettaglio. Partendo con le caratteristiche demografiche, il dottor Carbone, che è un medico della nostra equipe, ha fatto diverse ricerche in merito a quanto l'età e il sesso impattino sulla risposta e sull'evoluzione di malattia, e si è visto che i pazienti più giovani hanno più difficoltà a rispondere alla terapia e tendenzialmente hanno una minore probabilità di rispondere. Quindi bisognerà, come dire, magari aspettare più tempo per valutare la risposta rispetto ai pazienti un po' più anziani, e lo stesso vale per i maschi. Di solito i maschi hanno una minore probabilità di risposta, oppure una più lenta risposta alla terapia. Quindi questa è una prima discriminante al momento in cui visitiamo il paziente. La seconda è appunto la biochimica epatica. Qui vi mostro un po' di criteri di risposta alla terapia. L'unico di cui vi parlerò sono i criteri di Parigi 2, perché sono poi diciamo, i criteri più largamente applicati nel nostro paese, e sono anche quelli che si utilizzano poi per la prescrizione attuale di una seconda linea di terapia con l'acido obeticolico. Sostanzialmente la risposta alla terapia si valuta in tempi differenti in base al tipo di score che potete vedere, in certi score a 6 mesi, in altri a 12 mesi, e lo score di Parigi 2 valuta che si definisce un paziente non responsivo al trattamento, un paziente che dopo 12 mesi di terapia permane ad avere la fosfatasi alcalina superiore a 1,5 la norma. Per cui, per farvi un esempio, se il limite superiore di norma è 100, un paziente che ha una fosfatasi alcalina maggiore di 150 è considerato non responsivo, oppure una AST, che è una transaminasi maggiore sempre di 1,5 la norma, oppure la bilirubina superiore alla norma, superiore al limite superiore di norma. In questi pazienti, valutati dopo un anno dall'avvio della terapia, è auspicabile avviare un trattamento di seconda linea. Sebbene spero di non introdurvi concetti, come dire, di difficile comprensione, nel caso sono assolutamente aperta a rispondere alle vostre domande, volevo parlarvi di questo score, sempre come dire, ideato e sviluppato dal dottor Carbone, dal nostro gruppo, che è uno score di risposta al trattamento, perché, come vi mostravo prima nel nostro algoritmo, ad oggi la risposta al trattamento si valuta dopo 12 mesi. Per cui diciamo che abbiamo cercato un modo per cercare di capire prima dei 12 mesi se il paziente avesse più o meno probabilità di rispondere al trattamento. E abbiamo individuato tutta una serie di fattori, tra cui la fosfatasi alcalina, le transaminasi alla diagnosi, la bilirubina e l'intervallo tra la diagnosi e l'inizio della terapia, oltre che l'età, come vi dicevo, che ci aiutano a stabilire con quale probabilità il paziente potrà rispondere alla terapia col Deorsil. Diciamo che questo score è stato ideato con l'idea che i pazienti che hanno una bassa probabilità di risposta al Deorsil non attendano 12 mesi, ma che vengano in maniera più tempestiva sottoposti a una seconda linea di terapia per ottimizzare appunto e per sbloccare l'evoluzione della malattia stessa. Per quanto riguarda invece gli autoanticorpi, sono stati fatti diversi studi per valutare se ci fossero degli autoanticorpi specifici che fossero associati a una malattia più severa o a un decorso più rapido di malattia, e quindi di eventi avversi associati ad essa. E si è visto che gli anticorpi anti-GP210 sono quelli che sono
più associati a una malattia più rapidamente evolutiva e che una malattia che va più spesso incontro a trapianto. Per quanto riguarda invece gli anticorpi anticentromero, che prima non vi ho menzionato, quando presenti in associazione ad altri anticorpi come gli AMA e IgP210, come dire, accendono un campanello di allarme su un pattern di malattia che è più, come dire, sbilanciato verso l'ipertensione portale. Ipertensione portale che è una delle complicanze di malattia epatica che in certi soggetti può essere più rapida, e si è visto appunto che nei pazienti con questo tipo di anticorpi l'insorgenza di ipertensione portale è più veloce. Come si vede in questo grafico, appunto i pazienti con GP210 vanno più frequentemente incontro a scompenso e a insufficienza epatica, mentre i pazienti con anticorpi anticentromero sono più proni allo sviluppo di varici e allo sviluppo di ascite. Per tutti gli altri, che poi tengo a sottolineare che non in tutti, ok? Nel senso che non è che se un paziente ha la positività al GP210 si deve preoccupare. Diciamo che è un fattore che ci mette un po' più in allerta, ma che non è necessariamente associato a un'evoluzione più rapida di malattia, ok? L'istologia, cioè la biopsia epatica. Quello che di solito andiamo a guardare in una biopsia di un paziente con la colangite biliare primitiva è l'attività infiammatoria, la quantità di dotti infiammati e, come dire, distrutti dalla malattia, e la fibrosi epatica. Okay? Infatti, diciamo che il nostro centro, il professor Invernizzi, siamo sempre stati molto generosi di biopsie, proprio perché oltre a una alla possibilità di fare la diagnosi, permettono di andare un po' più a fondo nella malattia e di capirne certe caratteristiche che con il solo esame del sangue non si riescono ad approfondire. Con questo non intendo dire che la biopsia è sempre obbligatoria, però nei pazienti che in quella malattia più aggressiva può darci spiegazione di molte cose. Si è visto che l'infiammazione portale secondaria alla malattia biliare non ha un impatto significativo sulla prognosi, cioè sull'andamento di malattia, cosa che invece non succede per la quantità di dotti persi, cioè di dotti distrutti dalla malattia. Nei pazienti con maggiore duttopenia, cioè perdita dei dotti e rigenerazione, diciamo, disordinata degli stessi, in questi pazienti c'è un maggior rischio di non rispondere alla terapia di prima linea. Mentre ultimo, ma non ultimo per importanza, è la quantità di fibrosi. In diversi studi, sia su coorti molto grandi di pazienti, come vedete 1800 pazienti nella coorte GLOBE, che è una coorte, un consorzio internazionale, e 400 pazienti nella coorte inglese, si vede come la fibrosi epatica, cioè il livello di fibrosi presente nel fegato alla diagnosi, parimenti alla risposta alla terapia, è un criterio che ha un importante valore prognostico, cioè ci dice molto su come andrà il paziente. Il problema qual è? È che attualmente il gold standard per la determinazione della quantità di fibrosi epatica è la biopsia, e per cui diciamo che la ricerca è stata volta allo sviluppo e alla valutazione, alla quantificazione della biopsia attraverso dei metodi non invasivi, come era stato fatto per le epatiti virali, l'epatite C stessa, che appunto sono, diciamo, più frequenti e che hanno permesso lo sviluppo di determinate tecnologie non invasive un po' più approfondito. Il FibroScan, che magari molti di voi conosceranno, il FibroScan è la cosiddetta elastografia epatica, è un'onda, è un esame assolutamente non invasivo, non doloroso, che ci permette come se fosse un'ecografia, manda un'onda nel fegato che ritorna indietro e misura l'elasticità del fegato. Cosa ci interessa di questa elasticità del fegato? L'elasticità del fegato sostanzialmente è un parametro che più il fegato è elastico,
cioè più la stiffness è bassa, più il valore del fibroscan è basso, più il fegato è elastico, meno è la probabilità che questo fegato sia fibrotico. Okay? Sono stati fatti nell'ambito della colangite biliare primitiva diversi studi per capire quali fossero i valori di fibroscan che fossero, diciamo, predittivi di un peggior andamento della malattia. Il primo tra questi è uno studio francese che ha valutato che i pazienti con un valore di fibroscan superiore a 9,6 kPa avevano, diciamo, una probabilità più alta di 5 volte di sviluppare eventi avversi epatici. Questa coorte di studio tuttavia era molto eterogenea, c'erano pazienti con magari anche epatite autoimmune associata, pazienti già in terapia, pazienti con altre malattie epatiche associate. Per cui con questa finalità noi stessi e il nostro gruppo abbiamo cercato di capire un po' meglio nei pazienti alla diagnosi come questo FibroScan potesse esserci utile per capire meglio quanta fibrosi fosse presente nel fegato di questi pazienti. Abbiamo, come dire, valutato che un unico cutoff di FibroScan per valutare questa caratteristica non fosse sufficiente. Perché? Perché ci sono tanti pazienti che hanno appunto un FibroScan intermedio di solito tra 6,5 e 11, per cui questa metodica non è particolarmente indicata, nel senso che non riesce bene all'interno di questi valori a discriminare i pazienti che hanno la fibrosi o che non ce l'hanno. Abbiamo visto invece con dei buoni risultati statistici che i pazienti che hanno una stiffness che è inferiore a 6,5 è molto improbabile che abbiano una fibrosi epatica avanzata, mentre al contrario i pazienti che hanno un valore di stiffness superiore a 11 è, diciamo, probabile che abbiano una fibrosi epatica avanzata, che voglio farvi notare che non vuol dire avere la cirrosi, ma vuol dire avere una quota significativa di fibrosi che può impattare sulla risposta alla terapia e sulla prognosi. Ok? Per quei pazienti che si trovano all'interno di questi due valori, ci facciamo aiutare da altri marker, sebbene siano molto meno, come dire, performanti rispetto al FibroScan. Tutti e due sono stati, come dire, derivati dalle coorti dell'epatite C, quindi diciamo che non sono stati, come dire, ideati su delle popolazioni con la colangite biliare primitiva, e quindi sono sicuramente meno precisi rispetto alle coorti per su cui sono stati disegnati, quindi quella dell'epatite C. Sono due gli score, uno è lo score di APRI, che si basa sui valori di transaminasi ASC e sui valori di piastrine, e il secondo è il FIB4, che è associato ai valori di transaminasi, tutte e due in questo caso, ha l'età e sempre il valore delle piastrine. Sempre nel nostro studio che vi ho mostrato prima, abbiamo cercato di capire se questi due score potessero esserci utili in quei pazienti appunto che il FibroScan non riusciva tanto bene a discriminare se avessero o meno la fibrosi. Purtroppo non sono molto di aiuto e il FibroScan è, diciamo, la metodica non invasiva che in questa malattia è più performante nel farci capire meglio se il paziente ha fibrosi o meno. Per cui per insomma, cercare di entrare un po' di più all'interno della stratificazione del rischio, questo è un algoritmo che abbiamo proposto appunto noi del gruppo di Monza e del gruppo assieme ad altri centri italiani che hanno collaborato con noi in questo studio. I pazienti che hanno un FibroScan al di sotto dei 6,5 e hanno appunto questo score che ci stima la probabilità di rispondere al DIURSSIL e ci mostra una buona probabilità di risposta sono i cosiddetti pazienti a basso rischio, quindi che, come dire, ci preoccupano poco, in cui non c'è fibrosi e in cui ci aspettiamo che la risposta alla terapia sia completa e quindi che non ci sia un'evoluzione di malattia.
Nei pazienti cosiddetti dell'area grigia, diciamo che sarebbe indicato fare la biopsia. Su questo abbiamo ancora pochi dati, ci stiamo lavorando per capire se magari a distanza di un anno dalla diagnosi possiamo avere qualche informazione in più per valutare la fibrosi sempre in maniera non invasiva. E una volta eseguita la biopsia, i pazienti senza fibrosi con un'alta probabilità di risposta rimangono a basso rischio, mentre i pazienti con senza fibrosi ma una bassa probabilità di risposta diventano, diciamo, a rischio intermedio lieve. Qualora i pazienti avessero una fibrosi avanzata, definita o dalla biopsia o da un fibroscan superiore a 11 kPa e abbiano una bassa probabilità di risposta alla terapia, questi diventano pazienti, come dire, rossi, ad alto rischio, cioè quelli che dobbiamo monitorare di più, quelli per cui magari dobbiamo proporre una linea di terapia aggiuntiva, quelli che, insomma, a cui dobbiamo stare un po' più attenti, ok? Per questo diciamo che i pazienti a basso rischio sono i pazienti che possono, come dire, fare gli esami una volta all'anno, fare un'ecografia e un fibroscan ogni 2 anni, giusto per avere la sicurezza appunto che ci sia un mantenimento della risposta e che la malattia non evolva ulteriormente. I pazienti, come dire, gialli, cioè che o non sono responsivi alla terapia o hanno una fibrosi non cirrotica, che tuttavia è una fibrosi avanzata, dobbiamo monitorarli un po' più strettamente, quindi con esami ogni 6-12 mesi, aggiungere una seconda linea di terapia quando arriverà il momento, quindi dopo 12 mesi, e fare un'ecografia e un fibroscan ogni 12-18 mesi per vederne appunto l'evoluzione. Per i pazienti invece con una mancata risposta al Deursil e una fibrosi avanzata evoluta a cirrosi, il monitoraggio deve essere ancora più stretto, quindi le visite, gli esami e le ecografie sarebbero da fare ogni 6 mesi. In merito, diciamo, all'ultimo punto da affrontare nel corso di questo webinar, questa domanda è una domanda molto difficile a cui rispondere, perché appunto diciamo che la colangite biliare primitiva è vero che è una malattia rara, però come avete visto l'algoritmo diagnostico, soprattutto nei pazienti, nella maggior parte dei pazienti che sono quelli che rispondono alla terapia e che quindi bloccano il decorso di malattia, è una gestione che è, come dire, alla portata di qualsiasi centro epatologico. Diciamo che a supporto dei centri epatologici si stanno facendo grossissimi progressi, nel senso che anche grazie appunto la volontà forte di direttori di centri di riferimento, sia italiani che europei, si sono creati dei consorzi in cui sostanzialmente questo che vi mostro è la rete europea malattie rare e patologiche, in cui sostanzialmente un pool di esperti, cioè di gruppi che si occupano principalmente di queste malattie, mette a disposizione delle piattaforme, sia informatiche sia dei contatti di appunto esperti che possono aiutare magari i colleghi epatologi che non lavorano in dei centri ad alto flusso di queste malattie a una gestione più corretta, più condivisa e che abbia dei parametri, diciamo, comuni a quelli dei centri di riferimento. Per cui questa rete di supporto, la rete europea delle malattie rare e patologiche, è un grande aiuto anche per il nostro centro, sia in caso di pazienti difficili, che appunto sono di difficile trattamento e che non, per cui è necessario appunto un pool di esperti qualificati per aiutarli, sia magari per la gestione dei pazienti anche, come dire, più, come dire, con una malattia meno indolente e che rispondono alla terapia, sono utili perché aiutano il clinico di tutte, le regioni a tutti i livelli ad avere una gestione sempre più ottimale di monitoraggio di questa malattia. Un consorzio più italiano
che tuttavia ha avuto una grandissima adesione da parte di tantissimi centri patologici in tutta Italia, è il Registro Nazionale della Colangite Biliare Primitiva. Diciamo che questo registro, in maniera molto simile a quello delle malattie rare europee, è nato con l'intento di creare una rete di centri patologici che potesse aiutarsi nella gestione di questi malati e con l'intento di avere più dati a disposizione per implementare la ricerca in questo ambito. E è stato, come dire, promosso dal nostro centro di Monza, dal professor Invernizzi, ma è stato accolto da tanti centri di riferimento, tanti centri secondari. Per cui diciamo che in questa slide con cui concludo, vi mostro tutti i centri che sono sparsi su tutto il territorio nazionale che aderiscono a questo progetto. Il fatto di aderire a questo progetto è un indice di volontà di come dire, implementare la cura, il trattamento, il monitoraggio in questa malattia, cosa già ampiamente attiva e di tutto rispetto in tutti i centri che vedete riportati. E anche in centri che non sono riportati, ma che hanno sicuramente in mano la gestione della malattia, ma anche proprio una volontà di aiutarsi tra i centri di più minore, più alto e più basso flusso a gestire al meglio i pazienti con questa malattia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, spero di essere stata chiara. Qualora non lo fossi stata, sono assolutamente disponibile a rispondere alle vostre domande. Eccoci qua, grazie dottoressa, spero che ci sono state molte persone collegate, abbiamo superato sicuramente 100, quasi 120 abbiamo sfiorato in alcuni momenti, 118, 119 ho visto in alcuni momenti e sono arrivate delle domande. Prima di passare alle domande, sono arrivate da utenti, qualche domanda anche molto tecnica, vedo, quindi faccio i complimenti a chi ci sta seguendo, significa che ha approfondisce molto la sua patologia come paziente. Però una domanda ce l'avrei io. Mi sono Certo. posto sempre il dubbio, dottoressa. Spesso ci capita più abbiamo questa sensazione, questa percezione che chi scopre di avere una colangite biliare primitiva lo scopre, diciamo, per puro caso, nel senso che si trova transaminasi elevate, incomincia a indagare, B negativo, virus epatite C negativo, non ci sono altre problematiche, longilineo, quindi magro, non c'è NASH, non c'è steatosi, e poi si va sugli autoimmunitari e si scopre questa cosa. La domanda è, non è che in Italia abbiamo questa percezione che sia rara, ma in Italia, non solo in altri paesi di Europa, però in Italia non ho mai sentito che sia iniziata con una campagna di informazione o come si può dire, non dico di screening, però c'è stato, non ho letto mai nella nostra esperienza come associazione che ci sia stato un qualcosa dove i medici di base o diciamo il Ministero della Salute ha promosso qualcosa per scoprire in tempo utile la malattia. C'è chi per puro caso lo scopre, giustamente. E ha ancora una fibrosi lieve, ma c'è pure chi poi lo scopre in tarda età e potrebbe avere un problema un po' più grande. Quindi scoprirlo sempre in fase precoce, cioè quando c'è meno danno, forse è la miglior cosa. Però perché non c'è stato mai nulla? Oppure c'è qualcosa in qualche altra parte del mondo si fa di più, e qui in Italia Allora, che si può fare di più? diciamo che dal punto di vista degli specialisti si stanno sempre di più promuovendo delle campagne di informazione per i medici di base, perché appunto, come giustamente lei sottolineava e come sottolineavo anche io nella relazione, la diagnosi è spesso incidentale. Per cui sostanzialmente quello che il concetto che cerchiamo di far passare è soprattutto in pazienti che hanno già una malattia autoimmune diagnosticata, magari di più facile diagnosi rispetto alla CBP, nel senso magari pazienti con malattia celiaca, malattie diciamo più note.
pesante con problemi della tiroide, può valer la pena fare dei controlli ematici, degli esami ogni 1 o 2 anni per valutare appunto la funzione epatica. Di campagne non ne sono state fatte, concordo con lei, si sta cercando principalmente di implementare l'informazione sulla malattia a livello dei medici di base, che sono poi quelli che più spesso ci inviano i pazienti per una valutazione di secondo livello. Ai pazienti che ci seguono, che se sono qua magari è perché hanno malattie autoimmuni, hanno la CPP stessa, consiglio di, come dire, ai parenti, ai colleghi, ai parenti, scusate, di primo grado, di secondo grado, che magari, hanno comorbidità autoimmuni, di controllare ogni tanto gli esami ed eventualmente, qualora ci fossero delle alterazioni, di procedere con delle indagini più approfondite. Poi sicuramente sarebbe da implementare un po' di più informazione a questo livello. Una cosa che ci fa capire che c'è più coscienza di malattia e che le diagnosi sono più, come dire, più tempestive, sta nel fatto che l'incidenza sta aumentando. Quindi probabilmente questo dato è conseguente anche a un ritardo diagnostico che prima c'era, delle diagnosi non fatte, che adesso anche grazie appunto alla scoperta di nuovi autoanticorpi sono più semplici e vengono fatte con più facilità. Grazie, grazie per la risposta. Allora, io passo alle domande e risposte. La prima sicuramente è un'email che ci è giunta prima dell'inizio del webinar, mi sembra stamattina o ieri, stamattina. E io cercherò, signora, cercherò di porre le domande alla dottoressa, poi le risponderò io in privato su altre che ne ha fatte 5 o 6 la signora, che riguardano altre cose a cui possiamo rispondere noi, tipo l'invalidità civile. Però mi chiede, praticamente quello che ho capito io, la signora voleva sapere se, avendo dei figli, lei ha una colangite biliare primitiva, se i figli devono essere sottoposti a uno screening dei titoli autoimmunitari, se è genetica ereditaria. Ok, allora su questo ci stiamo studiando, nel senso che sicuramente i pazienti di primo grado, i parenti di primo grado dei pazienti affetti hanno un rischio aumentato di sviluppare la malattia, però non è, come dire, non segue le regole mendeliane, cioè nel senso che non è una malattia, è una malattia poligenica, per cui c'è una predisposizione, ma su cui agiscono anche fattori ambientali. Per cui diciamo che la cosa consigliata nei parenti di primo grado è quella di, come dicevo, fare un controllo degli esami annuale o biannuale, anche ogni 2 o 3 anni se i pazienti sono giovani, per valutare che la funzione epatica si mantenga nella norma. C'è una nuova entità di, come dire, di pazienti con biochimica negativa, cioè con gli esami normali e gli AMA positivi, che pare è stato pubblicato uno studio cinese che pare evidenziare nella biopsia già delle piccole lesioni precoci. Però ecco, negli AMA positivi questo dato non è ancora così forte da indicare una biopsia quando gli esami sono normali. Quindi per rispondere alla domanda sui parenti di primo grado non ci sono indicazioni, stiamo cercando di sviluppare uno score poligenico per darvi più certezza, però attualmente quello che si consiglia è uno screening della funzione epatica ogni 2 o 3 anni. Ok, passo alla seconda e voglio ricordare agli utenti, non mi scrivete in chat perché ho tutte le vostre domande a schermo aperte nel riquadro domande e risposte, grazie. E c'è un'altra donna a cui è stata diagnosticata la colangite in fase early attraverso la biopsia, quindi è seguita già da un altro centro e voglio ricordare che giustamente un dottore, uno specialista, può dare delle risposte se vede il paziente, però cercheremo di aiutarvi. Sono domande molto da ambulatorio, giustamente. La dottoressa non conosce la signora, non l'ha visitata, però ci proviamo. E se c'è una risposta a questo, non gli è stato prescritto sentinizio, non gli è stato prescritto di nessun tipo di terapia. E praticamente lei vuole sapere, in questo caso la terapia con acido ossidoassicolico è iniziata subito o
O si può aspettare tenendo sotto controllo i valori e i medici non gli hanno prescritto nulla. Questa è la situazione. Allora, se la diagnosi è certa, quindi come vi dicevo, se gli esami sono alterati, quindi c'è una colestasi da più di 6 mesi, quindi bilirubina, fosfatasi alcalina e gamma GT incrementate per più di 6 mesi, una biopsia compatibile e una positività degli autoanticorpi oppure una delle due, teoricamente bisogna iniziare la terapia perché la terapia aiuta a ridurre la colestasi e quindi a migliorare gli esami del sangue. Per cui non entro in merito allo specifico, però se la diagnosi è fatta e gli esami sono alterati, bisognerebbe avviare la terapia specifica. Ok, passo alla prossima. Un ragazzo di 20 anni ha dei valori autoimmuni che indicano colangite biliare primitiva. Può essere un errore o non può essere una colangite? Allora, questa è una bella domanda. Diciamo che la diagnosi nel maschio giovane insospettisce sempre un po', ok? Può essere possibile, assolutamente, però diciamo che ci facciamo qualche domanda in più quando succede. Per cui diciamo che l'ama positività può anche essere talvolta transitoria in caso di eventi acuti. Faccio un esempio: un paziente con mononucleosi, che quindi ha un'importante risposta immunitaria e una importante produzione di gamma globuline, può avere degli anticorpi che sono falsamente negativi, positivi, chiedo scusa. Quello che consiglio è mettersi assolutamente nelle mani di un centro specialistico, di un epatologo, valutare a distanza, innanzitutto valutare se oltre agli anticorpi gli esami sono alterati, ripetere gli anticorpi in un centro ad alto flusso di, come dire, che esegue tanti autoanticorpi, in un centro trapianti, in un centro epatologico di secondo o terzo livello, per testarne l'effettiva positività. E effettivamente, se la positività autoanticorpale è associata a un'alterazione degli esami, la diagnosi di colangite biliare primitiva, per quanto meno frequente, può essere fatta anche in un maschio giovane. La controparte, cioè l'altra malattia autoimmune che invece è più frequente nei maschi giovani, di solito è la colangite sclerosante primitiva, che è un'altra malattia e che ha delle caratteristiche un po' diverse, per cui se c'è questo dubbio, consiglio al paziente che ha posto questa domanda di approfondirlo e di mettersi nelle mani di uno specialista. Bene, e un altro uomo si definisce maschio raro, cioè uno dei rari maschi, 39 anni, AME ANA positivo, è in cura con acido ossodestossicolico. Voleva sapere se questa rarità, nel senso che lui è uomo giovane, ci può essere una differente prognosi rispetto a quella standard. Allora, nei pazienti maschi AMA positivi e responsivi alla terapia, il decorso è tendenzialmente benevolo. Okay? Ci sono alcuni studi che mostrano che i maschi hanno, però ripeto, se il paziente è responsivo, ha comunque un decorso tendenzialmente indolente. A rigore di informazioni, vi dico che ci sono certi studi che dimostrano che i pazienti maschi hanno una maggiore facilità a sviluppare il tumore epatico, però ripeto, nel contesto del monitoraggio che viene eseguito in un centro specialistico in un paziente con colangite biliare primitiva, soprattutto se il paziente non ha fibrosi, non si deve preoccupare di questa evenienza. Ok? Ok, poi ci chiedono, si può approfondire l'oscuramento della pelle nei sintomi, darkening, a Avete ragione, chiazze, colore? non ve l'ho spiegato quello. Non l'ho Allora, conosciuto. diciamo che le lesioni cutanee in colangite biliare primitiva sono la cute più scura è di solito dovuta alle lesioni da grattamento, cioè i pazienti che hanno più prurito si grattano molto e il grattarsi induce una maggiore cheratinizzazione della pelle e spesso può portare a croste che nel tempo anche loro appunto rendono inducono delle chiazze più scure e disomogenee. Quando appunto il paziente con colangite biliare primitiva
riscontra delle alterazioni cutanee che non sono appunto attribuibili al prurito, ma che hanno una, come dire, un aspetto che loro definiscono strano, è meglio sempre farsi vedere, perché anche le patologie vasculitiche, cutanee autoimmuni sono più frequenti, per cui nei pazienti che hanno un riscontro di malattia dermatologica atipica, prima cosa farsi vedere dal medico di base e poi dopo approfondire qualora fosse necessario con una visita dermatologica. Bene, un'altra donna ci scrive, è da 5 anni che è positiva Yane Ama, che però hanno anche una negatività che annulla il valore. Scoperta la positività per caso in seguito ad esami eseguiti dopo una puntura di zecca che mi trasmise la rickettsiosi, se non Riziosi. so, risolta con passato. Ad ora sono completamente asintomatica. Passato, non so se forse È lo un sanno fare. antibiotico. Ah, ok. Valori epatici leggermente fuori norma e dall'ultimo controllo rientrati completamente. Domani ho gli esami di controllo e se sono rientrati non mi verrà eseguita la biopsia. Può consigliarmi se fare ulteriori indagini oppure no? Penso sia seguita. Sì, allora io ripeto quello che ho già detto, nel senso che spesso ci possono essere delle, come dire, dei falsi positivi agli autoanticorpi. L'autoanticorpo è sempre da considerare unitamente agli esami del sangue e unitamente all'andamento di malattia, per cui se questa signora ha una positività autoanticorpale che poi è stata smentita a degli esami che si sono normalizzati senza l'utilizzo della terapia, in questo caso, se gli anticorpi non si sono confermati positivi e gli esami si sono normalizzati, potrebbe semplicemente eseguire un monitoraggio degli esami e qualora ci fosse una nuova alterazione degli esami o una nuova positività, approfondire in tal senso la diagnosi. Ok, infatti poi dice, dimenticavo che non assumo nessuna terapia e non ho altre manifestazioni di altre malattie autoimmuni, aggiungeva. Poi c'è un'altra donna che ci chiede, com'è possibile, cosa è possibile fare per l'osteoporosi che di solito si accompagna alla colangite? Bella domanda, ringrazio chi l'ha fatta che mi permette di approfondire questo argomento. Allora, l'osteoporosi è una complicanza abbastanza frequente in questa malattia, proprio appunto perché c'è un alterato metabolismo osseo dovuto a un ridotto assorbimento di malattie deputate al metabolismo dell'osso stesso. Questi pazienti, a ogni paziente nuovo che diagnostichiamo, chiediamo sempre la densitometria ossea per valutare lo stato dell'osso nel paziente, anche perché diciamo che è difficile quantificare la durata di malattia prima della prima visita e quindi sapere da quanto tempo questo meccanismo è in atto. Per cui nei pazienti con osteoporosi è necessario avviare una terapia antiriassorbitiva. Nei pazienti osteopenici o comunque con solo iniziali alterazioni dello stato di durezza ossea, molto spesso è sufficiente supplementare la vitamina D, che deve essere un esame che rientra nella routine annuale o biennale per valutare appunto un'adeguata supplementazione in questi pazienti e in questo caso è sufficiente appunto supplementare la vitamina D, avere un adeguato apporto di calcio, meglio con la dieta oppure farmacologico e diciamo che la situazione rimane stabile. Nei pazienti che hanno già appunto avuto un'evoluzione ad osteoporosi per magari una colestasi importante oppure per una malattia di lunga data, bisogna appunto riferirsi a centri specializzati nel metabolismo osseo che possano dare una terapia adeguata, antiriassorbitiva, ce ne sono di diversi tipi che possono essere appunto più o meno adeguate alle caratteristiche del paziente. Bene, poi ci chiedono, io vorrei solo introdurre questa domanda, nel senso che per l'epatite C, levato all'eziologia, il virus, un fegato che non è proprio, diciamo, molto, con un danno molto avanzato, ci sono studi che hanno detto che un fegato fibrotico potrebbe avere una regressione minima, maggiore. Qui ci chiedono, nel caso di colangite biliare primaria, un fegato fibrotico può migliorare? Essendo una eziologia che si tiene a bada, diciamo, tra virgolette, ma non possiamo eliminare.
Allora, bella domanda. Allora, sicuramente il fegato è un organo ad alto potenziale rigenerativo. La definizione di fegato fibrotico purtroppo è molto ampia, nel senso che la fibrosi può essere moderata, può essere severa, può essere cirrosi. La cirrosi a sua volta può essere cirrosi compensata e può essere cirrosi scompensata. Diciamo che sicuramente un riconoscimento di malattia in tempi buoni, una fibrosi che magari è solamente una fibrosi avanzata, non evoluta a cirrosi, ma anche una cirrosi in fase iniziale, qualora venga fatta un'adeguata terapia e venga interrotto il danno, il nostro fegato sicuramente non tornerà a quello di un bambino, come dico sempre ai miei pazienti, però sicuramente potrà migliorare la sua funzione, potrà migliorare la sua sintesi di molecole utili e la sua capacità detossificante. Quindi sicuramente ci sono dei margini per un lieve miglioramento, chiaramente il miglioramento è maggiore quanto più la fibrosi è meno significativa. Nei pazienti con già una malattia molto avanzata, diciamo che bloccare la malattia non sempre si accompagna a un miglioramento, però in quel caso siamo già in un contesto di malattia molto avanzata, quindi insomma, per cui i margini di miglioramento sono molto piccoli. Bene, signora, sempre una donna, FibroScan a 5,3 e Ludwig 1-2 mi posiziona nella zona low risk o mild risk. Allora, se la risposta della paziente alla terapia è stata adeguata, sicuramente low risk, cioè basso rischio. Se invece la paziente o deve ancora iniziare la terapia o non avrà una risposta adeguata, rientra nella sezione solo per, diciamo, dover classificare meglio i pazienti mild risk, ma come sappiamo ci sono tante armi terapeutiche che verranno poi approfondite, quindi qualunque sarà l'evenienza, il fatto di avere un fibroscan così basso e una fibrosi ancora, e una malattia allo stadio iniziale, sicuramente la deve rendere molto ottimista. Bene, poi ci chiedono sempre, no, sono un uomo, assumo un farmaco, vorrei evitare di fare nomi commerciali, ma penso sia l'idrossicollina, può influire sul decorso della malattia? Non Forse ho lo usa, sentito il nome del farmaco, scusi. il principio attivo dovrebbe essere idrossiclorochina. Idrossiclorochina. No, può stare tranquillo, può prenderla. Ok, avete studi per quanto riguarda la malattia scoperta in età pediatrica? La colangite biliare primitiva in età pediatrica è molto rara, molto. Di solito i pazienti pediatrici hanno più facilmente quella che si chiama colangite autoimmune, che è una forma di colangite associata ad epatite autoimmune e che spesso interessa i grossi doti, quindi diciamo che è più simile alla cugina della colangite biliare che alla colangite sclerosante. Nel nostro centro, che comunque è un centro ad alto flusso, il paziente più giovane che abbiamo diagnosticato ha 18 anni, per farvi capire, quindi è molto raro. Diciamo che se c'è una diagnosi pediatrica è sicuramente da approfondire perché appunto è un'evenienza rara, molto rara. Ok, ci chiedono sempre una donna, tra i fattori ambientali citati rientrano l'alimentazione e lo stile di vita? Ottima domanda. Allora, abbiamo pochi elementi per rispondere, tuttavia ci sono tanti studi in corso sulla composizione intestinale, del microbiota intestinale, sui diversi metaboliti appunto a livello intestinale dei batteri che risiedono nel nostro intestino. Senza entrare, diciamo, nello specifico, vi dico che è stata appunto valutata una differenza di questi batteri tra i pazienti con colangite biliare primitiva e i pazienti controllo, cioè non affetti, per cui sicuramente c'è un ruolo dell'alimentazione e della composizione di quest'ultimo. Non siamo ancora in grado di dirvi fino a che punto e fino a che punto questo possa aiutarci nello sviluppo di nuove terapie. Speriamo di scoprirlo presto. Grazie. Voglio ricordare agli utenti che ci stanno seguendo ancora, sono ancora più di 100, vedo che sono presenti, che se non riusciamo
a dare tutte le risposte, perché sono tantissime, sul sito dell'associazione EPAC, quello delle malattie autoimmuni, malattieautoimmuni.it, potete trovare la modalità per fare delle domande, all'esperto risponde, potete avere delle risposte. Se tra un po' chiuderemo il webinar, perché abbiamo sforato già un po' e dovremmo chiudere, quindi potete fare delle domande lì, però vado avanti. Al limite, propongo questa domanda perché ne ho viste 3-4. Ci sono problemi per chi ha una colangite biliare primitiva e deve fare il vaccino Covid? No, anzi, ringrazio per la domanda perché ne approfitto per affrontare l'argomento. I pazienti con malattie autoimmuni delle vie biliari, malattie autoimmuni epatiche sono stati inseriti nella prima ondata dei vaccini come categoria, diciamo, non fragile, ma in cui prioritizzare la vaccinazione. Ci arrivano molte mail di pazienti a cui viene negata la vaccinazione. In certi centri vaccinali, come dire, supportando questa negazione, dicendo che c'è un maggior rischio di sviluppare eventi avversi epatici. Noi lo sconsigliamo come centro, parlo a nome di tutti i miei colleghi, del mio direttore, vi consigliamo la vaccinazione. Attualmente non è indicata la terza dose per i pazienti che non stanno prendendo immunosuppressori, per cui attualmente non ci sono ancora indicazioni ministeriali all'esecuzione della terza dose nei pazienti con colangite biliare primitiva, che attualmente rimane riservata ai pazienti in terapia immunosuppressiva, quindi magari con una concomitante malattia epatite autoimmune. Però sì, è consigliata la vaccinazione, non ci sono, ci sono dei casi riportati di eventi avversi di natura colangitica o epatitica in un campione di pazienti vaccinati che è così ampio che sarebbe difficile non avere eventi avversi, nel senso che la popolazione vaccinata è veramente numerosissima, Estesa, esatto, per cui sì. non bisogna sempre, come dire, fare un nesso causale per tutto, cioè, per cui vaccinatevi senza preoccupazioni. Ebbene, io direi di chiudere qui e ripeto, vi è stato mandato anche il link dove potete fare le domande a cui non avete avuto risposta. Tenete presente che ho visto delle domande sull'alimentazione che saranno oggetto dei prossimi webinar. E volevo dire, per quanto riguarda la vaccinazione, come ha detto la dottoressa, cerchiamo di vaccinarci il più possibile, perché il rischio di Covid in un soggetto con malattia epatica ci mette molto a rischio. Io sono cirrotico da circa 20 anni e posso portare la mia testimonianza, non perché tutti vi dovete vaccinare, però io l'anno scorso ho avuto anche una trombosi parziale della mesenterica, sono sotto anticoagulanti, mi sono vaccinato proprio perché nel caso vado a contatto con Covid, ci sono gli studi che dicono che può attaccare il fegato, può portare un'infiammazione tale e quindi lo scompenso. E uno su due, gli studi internazionali hanno visto che al di là dell'Italia, un soggetto come me, anche sotto i 50 anni, muore. Quindi io direi che è molto consigliata, la società scientifica ha detto che è consigliata, tranne novità, però ad oggigiorno più di 3 miliardi di persone sono state vaccinate nel mondo e vorrei, prima di concludere, invitarvi al prossimo webinar in cui parleremo dei percorsi terapeutici, delle terapie attuali e future, e si parlerà anche della gestione degli effetti collaterali e la gestione delle copatologie. Poi nel terzo parleremo di altro, ma questo è il secondo. Io vorrei chiudere qui ringraziando la dottoressa che è stata con noi, anche perché è faticoso parlare abbiamo quasi un'ora, più di un'ora. Quindi vorrei ringraziare la dottoressa Cristofori, vorrei ringraziare Grazie. tutti i presenti. E dottoressa, vuole chiudere lei? Vuol dirci qualcosa? Ma niente, vi ringrazio molto perché è sempre per noi un'opportunità poter arrivare a così tanti pazienti, potervi parlare della malattia e sperando di essere stata utile, vi auguro una buona serata. Grazie, io spero che sia stata utile a tutti voi.
Mi ripeto, nel prossimo webinar potremo affrontare alcune domande, domande che sono state fatte e che a oggi non hanno avuto risposta, oppure nei prossimi giorni collegatevi al sito, è gratuito, lo mettiamo a disposizione noi da anni questo servizio e risponderanno gli specialisti che si occupano di queste patologie. Grazie, vi auguro una buona serata, arrivederci.